l'Occidente è in pericolo e non fa alcuna differenza se i governi e gli intellettuali se ne rendano conto oppure no. Il popolo tedesco in ogni caso non vuole rassegnarsi a questo pericolo. Vediamo i commando ebraici liquidatori e dietro di loro il terrore, lo spettro della fame di massa e della totale anarchia. L'ebraismo internazionale è il fermento diabolico della decomposizione che prova una cinica soddisfazione nel trascinare il mondo nel caos più profondo e nel distruggere antiche culture nella cui edificazione non ha avuto ruolo alcuno. Noi sappiamo anche qual è la nostra responsabilità storica. 2000 anni di civiltà occidentale sono in pericolo. Joseph Paul Goebbels, Discorso della guerra totale, Berlino, 18 febbraio 1943. Io nego che l'Europa intera sia pronta ad assoggettarsi a un groviglio d'usurai, siano canaglie ebraiche, siano canaglie ariane, si chiamino Rothschild, si chiamino Moses, Israel, Sieff, Bullet, Weizmann, Mondt, Beckett o altro. Io nego che il popolo bianco dell'Europa, tanto mediterranea quanto nordica, sia arrivato a tale punto di putridità e imbecillità che stia per abbandonare il diritto di sovranità che era primitivamente nel diritto di batter moneta e che sia oggi nel diritto di controllare la potenza d'acquisto della nazione. Ezra Pound, Genova, 13 aprile 1940.